Iniziamo la conferenza stampa con coach Zanchi. Prego coach. Ma non c'è tanto da dire. Quando si viene in casa di una squadra forte e si gioca solo due quarti, al di là che abbiamo fatto cose egregie nel terzo e quarto periodo, non si vince e forse non si merita neanche di vincere. Abbiamo regalato i primi due quarti giocando da vacanze di Natale. Abbiamo giocato gli altri due quarti, le partite però durano 40 minuti, quindi i miei ragazzi hanno coraggio e hanno orgoglio, nonostante tutto giochiamo con tutti, anche con chi è più bravo di noi, sempre, però non si può parlare di fortuna o sfortuna, bisogna giocarle 40 minuti le partite e questo dobbiamo imparare a farlo. Vista dall'altra parte, coach, buonasera intanto. Buonasera. E buon Natale in anticipo. In maniera scorretta si direbbe erano avanti di 20, hanno staccato la spina. E invece c'è la capacità di andare su ogni possesso, su ogni giocata, sulla perimetralità, sulla capacità di dare intensità difensiva, di riprenderla in maniera clamorosa. Perché sarebbe scorretto dire l'aveva già vinta, hanno pensato di aver vinto. C'è molto, molto orzo in questo finale d'ansia che ha riaperto i giochi. Io la ringrazio perché lo penso anch'io e mi fa ancora più rabbia, perché bisogna giocarle tutte le partite. Questo è frutto chiaramente che abbiamo tanti ragazzi che questa categoria non l'hanno fatta tanto e si vede. Però insomma gli voglio bene perché so che stanno migliorando, so che il gap in un campionato, voi lo vedete perché a Verona ne avete visto tante. Io faccio la Lega 2 o la Serie A 2, chiamatela come voi, dal 97 come capo allenatore. E dall'88 erano tanti anni che non si vedeva questo livello di squadre. Ce n'erano due, tre di buone, ma poi, ok, voi l'avete vinta due anni fa, io ero in un altro girone con Biella, sempre una squadra giovane. Qua sono tutte squadre che hanno speso, tutte squadre di valore. Chiaro, noi l'abbiamo avuta tardi, abbiamo cominciato tardi, ma questi ragazzi stanno giocando. Stanno giocando e meriterebbero anche un pochettino di sorriso, che al momento non abbiamo avuto. Però bisogna anche dire che bisogna giocarle tutte, perché quando sai di essere meno degli altri, devi giocarle da subito. C'è un dato di fatto. Quando sei sotto di tanti punti, è un fatto psicologico, il braccio va leggero, perché essere sotto di 17 o essere sotto di 20 cambia poco. E quindi abbiamo fatto dei canestri della Madonna. Però è partita in difesa, dove abbiamo chiuso. E allora mi dico, lasciamo perdere i canestri della Madonna che li abbiamo fatti, ma perché non abbiamo chiuso in difesa prima? Ecco, questo è dove dobbiamo crescere contro una squadra forte, a cui vanno i miei complimenti, ma non perché Ale è uno dei miei migliori amici e li voglio bene, ma perché è una squadra forte che gioca per altri obiettivi. Sta di fatto che noi abbiamo giocato tre volte quest'anno e per tre volte sarà anche mio amico, mannaggia la miseria, le ha vinte tutte e tre lui, quindi di uno in casa, di due o di tre in Supercoppa, questa volta anche complimenti a loro. Buon Natale a tutti e maledizione che dobbiamo tornare in campo il 30 di dicembre, che obiettivamente la trovo una cosa scorretta per tutti, perché c'è il diritto di fare almeno le feste di Natale, si poteva giocare un turno infrasettimanale dopo, quindi io mi sento di dirlo, perché perlomeno nel campionato di A2, che non ha le coppe o gli infrasettimanali, questa la reputo una cosa assurda. Sono tanti anni che sono dentro, ma devo dire la verità, ancora giocare al 30, allenarsi il 26, il 25, possiamo giocare fino a giugno dopo, ma si poteva perlomeno far Natale in famiglia, anche questi ragazzi e tutti quanti. Quindi non credo che i palazzetti saranno strapieni in Lega 2 nei giorni di Natale, forse in A1, forse in A1 che hanno le coppe, ma in Lega 2 non lo credo, quindi è una cosa che non capisco. Auguri a tutti, arrivederci.